Guarda, ti faccio vedere l'autografo, glielo facciamo, ecco, guarda, ti faccio vedere in diretta, dagli pure il pennarello al nostro CT, guarda, è una delle 2000 firme che ha fatto Giulio Velasco in questi ultimi 2 minuti, selfie, mi sembra giusto, dai, meritato Giulio, per, guarda anche la bimba, guarda, Cri, guarda quante firme che si è fatta questa bimbetta. Come ti chiami? Sofia. Sofia, chi è la tua preferita? Silla. Silla, la Miri, bravissimo. Allora Giulio, beh, tutto questo entusiasmo è meritato perché avete fatto qualcosa di veramente incredibile. Quasi mi verrebbe da dire, tu un po' ci sei abituato, ma non credo che ci si abitui mai a una medaglia olimpica. No, non ci si abitua a loro in generale, mondiali, le olimpiadi sono ogni tanto, ma questo credo che sia l'inizio di un salto di qualità del movimento femminile, perché il movimento femminile è un movimento importantissimo della pallavolo, per la quantità, per la qualità. La pallavolo è alle ragazze quello che il calcio è ai ragazzi, e quindi le mancava magari un titolo così, un mondiale, un'olimpiade, come hanno avuto i maschi, per fare il grande salto di popolarità nelle televisioni, nei giornali, negli sponsor. Io mi auguro che questo si trasformi, ecco, in un appoggio molto più grande anche alle piccole società dove giocano queste bambine, no? Queste ragazzine, che abbiano maggiore facilità per trovare le risorse per continuare a lavorare con loro, perché alla fine una nazionale esiste solo per loro. Senti, il messaggio secondo me più bello che è arrivato da Parigi a qui in Italia è proprio la coesione, no? Il fatto, si vedeva, si percepiva che ognuna aiutava l'altra, se magari sbaglio ci pensa la mia compagna a rimediare. Credo che questo sia uno dei messaggi più belli che ha lanciato questa nazionale. Sì, ma in realtà io credo che l'aiuto nella pallavolo e negli altri sport sia parte del gioco. Quando uno non aiuta non gioca bene, perché se mia compagna è murata io devo fare copertura e prendere la palla. Non è che se una riceve male la palleggiatrice deve mettere bene la palla e l'attaccante attaccare. Quindi quando una squadra gioca bene dà quella sensazione. Oltre a quello, questo è un gruppo fantastico, cioè è fantastico dal punto di vista tecnico, dal punto di vista mentale, tattico, grande capacità tattica, ma anche un bel gruppo di ragazze che stanno bene insieme, perché il problema del gruppo è che noi conviviamo molto tempo, mattina, pomeriggio, sera, mangiamo insieme, facciamo colazione insieme, quindi quando i rapporti non sono buoni è difficile, no? È stressante. Quando i rapporti sono buoni è anche divertente. Senti, nel 1989 hai pensato a dare un bello scossone alla pallavolo maschile. Nel 2024 è l'Olimpiade delle donne, ci sei ancora tu, ti sei intrufolato dentro. Ma io... e hai pensato di inventarti qualcosa. Ma io in realtà avevo puntato sulla pallavolo femminile nel 97, dopo i 7 anni della maschile, quando non ci credeva nessuno che si poteva arrivare ai primi posti al mondo. E invece poi si è arrivato senza di me, perché prima è andato quella nazionale con il mio staff, è andato alla prima Olimpiade con Frigoni allenatore. Poi Bonita ha vinto il mondiale, poi le nazionali giovanili hanno vinto mondiali, europei. E continuano a farlo. E continuano a farlo. È stato un inizio di un percorso della pallavolo femminile straordinario. Mancava magari, ecco, un oro mondiale, un oro olimpico con la nazionale A, che ha ovviamente ha più repercussione che una nazionale junior. E quindi adesso è arrivato, appunto, spero che sia un bel motore. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio perché veramente c'è tanta gente che vuole ed è giusto che tu gli dedichi qualche minuto della tua pazienza. Vuoi rassicurare il pubblico a pallavolo? Giulio Velasco continua a rimanere sulla panchina della nazionale, giusto? Penso di sì, però io ho solo detto che una riflessione andava fatta, perché non sono un ragazzino e insomma una riflessione va fatta. Questa settimana del riposo, dove non ci sarò per nessuno, proprio non risponderò a nessuna telefonata di nessun tipo, va fatta. Dopo che uno finisce un percorso la riflessione va fatta. Beh, penso che anche alcune ragazze faranno, quelle più grandi magari faranno una riflessione, perché adesso le donne dell'entusiasmo tutti vogliamo. Ma dai, ma dai, ti adorano già, dai, smettila. No, ma è una questione di vita
tua. Per uno, sì. Per... È stata carina quella cosa che hai detto ieri nei nostri studi, che a un certo punto tu sei stato bravo anche a costruire il tuo staff tecnico, no? Ti sei messo alle spalle Massimo Barbolini e Lorenzo Bernardi, a un certo punto hai detto, ma sai, a volte mi sono anche riposato, perché ti fidavi talmente tanto dei tuoi collaboratori. Sì, però se io oggi volessi fare quello che ho fatto nell'89 come quantità di lavoro, dico, non ce la farei. L'89 era molto giovane. Eri giovane. Sì, adesso se non ho dei collaboratori fidati, bravi, che possono fare il lavoro proprio che senza che io me ne occupi quasi minimamente, è dura, perché sono molte partite, molte cose da fare.